Aveva un modo, secondo me, speciale di vedere la vita. Da una parte approfondiva perché, come tu ben sai, Franco ha dedicato, anzi dedicò la sua vita allo studio, approfondiva qualsiasi cosa, il biliardo, cioè qualsiasi cosa. E la approfondiva tessitura dei tappeti. La tessitura, la trama, l'ordito, qualsiasi cosa, il cinema, e si documentava, leggeva. Però questo gli dava un approccio leggero, voglia di prendere la vita per quello che è e godere delle cose belle della vita. Per cui non perdeva tempo. Il tempo era prezioso e c'era questa costruzione di valore che era, non so, anche disegnare, colorare, evolversi in qualche modo, in qualsiasi cosa, non c'era una cosa precisa.